E già che sono in fase di video, e dopo aver girato il video dell'asciugatrice, vorrei farvi un altro video parlato su racconti dell'infanzia. I racconti dell'infanzia, i vostri racconti dell'infanzia. A voi cosa raccontavano quando eravate piccoli? Che storie vi raccontavano? Sono curiosa di sapere le storie che vi raccontavano i vostri genitori. Io ho 50 anni, sono del 69. Quindi vuol dire che la mia infanzia, quando ero piccola, abitavo a Treviglio, è di quegli anni. Quindi, quali sono le favole che raccontavate voi ai vostri figli e che vi raccontavano invece i vostri genitori a voi se ve le raccontavano? Quali erano? E fino a che età ve le hanno raccontate? Io mi ricordo da piccola che c'erano sia i miei zii che i miei genitori. Allora, io ero la prima figlia e la prima nipote dei nonni, dei zii, eccetera. Per cui, poi avendo uno zio che amava fare le fotografie, devo bere un goccio d'acqua perché così. Avendo mio zio che amava fare le fotografie, venivo svegliata anche quando dormivo, proprio piccolina, per farmi queste fotografie. Quindi i miei sonni erano interrotti in età 6 mesi, 7 mesi, 2 mesi, 3 mesi. Mi davano. Sei sempre la mosca maledetta. Mi davano le gocce di limone per farmi fare le facce, per farmi le foto, ecco. Quindi, diciamo, a parte questa mia prima infanzia traumatica, i racconti che mi venivano raccontati, no, i racconti che venivano fatti alla sottoscritta e anche a sua sorella erano dei racconti horror. Sì. Allora, voi non immaginate cosa significa? Cosa significhi avere una mamma cresciuta dalle suore? Una mamma cresciuta dalle suore perché è orfana di mamma significa una mamma con una crescita traumatica, soprattutto nella fase adolescenziale. Perché le suore sicuramente non si mettono a parlare di ciclo, di pubertà, di ormoni o altro. Tenevano all'epoca quelle suore, perlomeno parlo di quelle dove dalle orfanelle dove è stata mia mamma per tanti anni, tutto all'oscuro. Mia mamma mi raccontava che lei, quindi questo anche un po' prima del ciclo, io ho avuto il ciclo, quindi sono diventata signorina in quinta elementare, quindi a 10 anni e mezzo, 11 anni perché, no, scusate, tra la quarta e la quinta, all'inizio della quinta elementare, a 10 anni, 10 anni e qualche mese, no, perché poi era 11 l'anno dopo, poi si andava alle medie, no, ero all'inizio della quinta elementare, quindi a 10 anni e mezzo. Io nel 79 sono diventata signorina e quindi mia mamma qualche anno prima aveva iniziato a raccontarci le storie che le succedevano quando andava dalle orfanelle, tra cui, e queste erano le normali racconti di una mamma alle sue bimbe. I vermi nella minestra, i cosi, i vermetti, tipo quelli per andare a pescare, non mi viene, le camole nella minestra, tra di riso, le cose bruciate con dentro cose strane, animali o scadute o altre, comunque delle cose obbrobriose da mangiare. Poi loro mangiavano dalle orfanelle, andavano a mangiare anche con i vecchi, mi sembra, con gli anziani all'ospizio. Non ho capito bene, non mi ricordo. Poi mangiavano comunque queste robe qua, non mi ricordo. Delle cose allucinanti con queste camole che mia mamma cercava di non mangiare, prendeva le botte, doveva stare. Perché poi era andata prima anche, quando era viva sua mamma, pochi anni, è stata anche al Collegio degli Angeli, famoso Collegio degli Angeli, dove si era sposato Mussolini con la Rachele. Sì, Mussolini quello. Doveva stare con i libri sotto le ascelle, ma questo delle suore, con i libri in testa e con le cose così a mangiare composti. Lei è passata da lì, cioè praticamente dalle stelle alle stalle, all'orfanotrofio. E quindi si è ritrovata dall'essere al Collegio degli Angeli servita e riverita all'orfanotrofio dove le davano il riso con le camole, la minestra di riso con le camole. Poi con queste suore qua, che ogni tanto prendevano delle ragazze, andavano su di sopra,
di sopra al buio, perché immaginate gli anni, mia mamma è del 43, quindi si sta parlando del 55-56, quegli anni lì, 57, prima degli anni 60, del boom degli anni, quindi non c'era la luce, tutta questa luce qua, mia mamma si è cavata fuori gli occhi a leggere di sera con la candela, per dire, tante di quelle cose che sono diverse da adesso, quindi c'erano queste suore che non parlavano, queste atmosfere qua così, il rispetto per l'adulto che ormai non c'è più, e la paura dell'adulto che ormai non c'è più, e andava di sopra, e poi c'erano questi asciugamani, queste cose tutte piene di sangue nei bauli, che io già gli dico, ma perché non le lavavano? Probabilmente era roba da lavare, ma una ragazzina di 12 anni dell'epoca, non di quelli di adesso che sono più sveglie e sgamate di noi, di 12 anni degli anni 50, voglio dire, erano cose assurde, poi nessuno diceva niente, non si raccontava, non si diceva, non c'era Google, non c'era internet. Si sapevano queste cose, non c'era la mamma, non c'era la nonna, non c'era la zia che te le raccontava. Quindi rimanevano così abbandonate a loro stesse. E quando mia mamma è arrivata al ciclo, pensava di avere una malattia mortale, tenendo conto che sua mamma è morta di tumore, pensava una cosa del genere. La suora l'ha presa, l'ha portata di sopra, gli ha dato le cose da mettere, non le ha spiegato niente, gli ha detto: ah, da adesso sei una donna e devi pensare a non rimanere incinta, non devi andare a letto con gli uomini, quelle, cioè per dire quelle cose, cioè quello era. Infatti una delle prime cose che ha detto a me mia mamma, quando gli ho detto: ma come si fanno a fare i bambini, mi ha detto: basta andare a letto con un uomo. E poi la sera mi mette a letto mio fratello, e io, bimba tonta, perché io ero una bimba tonta, dicevo: perché mi mette a letto un maschio che mi ha detto che si rimane incinta se è a letto? Cioè, per dire il mio livello di bambinaggine che avevo, cioè, ma veramente. E sono rimasta, ma avevo più di 15 anni quando è successo questo, perché eravamo nella casa dei miei nonni e noi ci siamo trasferiti lì a 15 anni, cioè quindi ero già al liceo e io avevo ancora quei ragionamenti, ma cioè, ma roba da ritardo, cioè al giorno d'oggi ti ridono in faccia se non ci credono che che io potevo avere quei pensieri all'epoca, ma era così, perché a me quello che è stato il rapporto così me l'ha spiegato una compagna di mia sorella un po' più sveglia, diciamo, quelle un po' più sveglie, e mi aveva spiegato, ma forse in seconda, era in secondo liceo, ma proprio fresca fresca, proprio roba che adesso lo sanno all'elementare quasi, se non prima. Vabbè, comunque i racconti erano questi, altri racconti erano i morti, se non dici le preghiere, se non vai a messa, ecco. E a sempre, se dici le bugie e fai la cattiva, di notte vengono i morti a tirarti i piedi. Tu andavi a letto, dicevi le preghiere. E questa era anche la mamma di mio zio che me le raccontava quando ci metteva a letto, perché non so perché ogni tanto erano lì, forse la vigilia di Natale che venivano, ci mettevano a letto o in montagna, non mi ricordo quel periodo, andavamo anche in montagna a Selvino d'estate. Cioè, avevano affittato con i miei zii una casa, sempre i miei soliti zii, che padrino, madrina miei, praticamente, una casa dove i miei zii in inverno andavano a sciare e noi andavamo d'estate, ogni tanto venivano giù i miei zii, ci si alternava in vacanza quando ero piccolina, non so se dai 3, 4, 5, 6, fino a forse 10 anni, una cosa del genere, si andava a Selvino. Quindi abbiamo fatto tanti anni a Selvino nella stessa casa, presa in affitto tutto l'anno, e poi hanno smesso di prenderla quando è iniziato a venire meno un po' la neve, quindi i miei zii andavano di meno a sciare d'inverno perché c'era poca neve e si sono spostati a sciare in Trentino dopo, mi sembra, sì. E vabbè, andavamo anche a San Simone a sciare, Bergamo. Vabbè, a parte quello. Quindi c'erano sempre queste figure che ci mettevano a letto e ci raccontavano queste cose atroci del tirarti le gambe, mosca vai via, ti tira le gambe il morto, vengono i morti a tirarti le gambe, oppure racconti tipo quelli di Edgar Allan Poe, alcuni erano così, la gamba di legno del morto dentro nella cosa, nella cassapanca che di notte si batteva perché quello era morto. Oppure la donna che andava a letto, sì. Oppure la ragazza che andava al ballo di nascosto dai genitori, quello per dirti non uscire, non fare cose, e incontrava un bellissimo ragazzo e l'amica gli diceva: no, ma stai attenta, guarda i piedi caprini, è il diavolo. E poi il ragazzo in effetti era il diavolo, era piva. Oppure quella che era morta nel cimitero, perché all'epoca quando morivano le persone, all'epoca di mia mamma,
magari non c'erano i controlli di adesso per verificare che uno fosse morto, magari era uno stato di... che sembrava morto, perché magari veniva meno, non si sentiva il respiro di qua di là, si dichiarava morto, si seppelliva subito, non si aspettavano. E queste qua si svegliavano nella tomba e le trovavi dentro così. Ma erano racconti che poi vai a guardare, succedevano veramente, solo che tu, scusate la mosca, lo racconti a una bambina piccola, questa rimane impressa che c'era la sposa morta il giorno delle nozze, o che doveva sposarsi, la vestono da sposa, la portano al cimitero, la sepolgono, la sepolgono, la seppelliscono, no, bella, mi invento anche le coniugazioni verbali, creo un nuovo italiano, petaloso, la seppelliscono, poi questa si sveglia, apre la tomba, come vedi adesso le tombe di adesso non le apri neanche perché, le bare di adesso non le apri neanche perché sono chiuse con le vitozze così, eccetera, allora invece riusciva a aprire la bara, usciva e si attaccava al cancello di notte, perché ovviamente questa non usciva di giorno, usciva di notte, e poi passava quello col calesse, lei usciva e lui la portava in città, oppure c'era quello che incontrava la donna, una donna per strada, la caricava su e a metà strada questa scompariva. Cioè, dei racconti che io adesso, sinceramente, i bambini adesso ti metterebbero, ti toglierebbero i bambini. Cioè, penso che gli assistenti sociali di adesso, se sapessero che un genitore, un membro della famiglia racconta certe cose ai bambini, glieli tolgono veramente, glieli mettono in qualche centro, perché dopo dici, come fai a crescere equilibrata e normale con questi racconti dell'infanzia? C'è una cosa, ma anche altre che adesso non so, non mi ricordo, che magari quando ci mettiamo io con mia sorella, mio fratello di meno perché era più piccolo, mia sorella a ricordarci, lei poi se ne ricorda ancora di più perché ha una memoria dell'infanzia, mia sorella si ricorda molte più cose di me di quando era piccola, io forse ho cancellato un po' di cose, meglio forse, ma dei racconti da paura, cioè io ai miei bambini gli raccontavo Pingu. Cioè, c'era anche l'altro, il gattino, l'altra serie, tutte le fiabe belline, e quando non erano belline gli modificavo il finale, ma dai! Poi è vero, sono andata anche a vedermi le favole originali dei fratelli Grimm, ma tu crescendo, è vero che forse ero disillusa, nel senso che già mi raccontavano le cose brutte della vita, quindi gli occhiali, però nello stesso tempo da una parte mi raccontavano queste cose qua e dall'altra mi avevano creato un mondo tipo di bambagia attorno, poco contatto con la realtà, quindi non lo so, questo squilibrio qua che poi si è creato dopo di me, che adesso sto cercando di sistemare, se andrà a posto, piano piano, qualcosa sto già sistemando, però pensateci bene quando raccontate le cose ai bambini, perché i bambini se le ricordano, i bambini vanno dentro, ci credono, soprattutto raccontate da degli adulti a cui vogliono bene, pensano che siano vere, vanno a far parte del loro patrimonio di cognizioni e nozioni su cui poi andranno a basare il costrutto della loro vita psicologica. Quindi si possono fare anche gravi danni raccontando certe cose ai bambini. Cioè, non è così, non puoi far vedere la bambola, questo perché è successo, la bambola quella lì assassina dei bambini di 6-7 anni, 5-6-7 anni. Vabbè, forse adesso i bambini sono un po' più, con tutto quello che si sente e si vede in televisione, sono un po' più svegli di noi. Però a me all'epoca io avevo paura di It, io non ho dormito di notte con il come si chiama, quello di Satana lì, l'esorcista, io non ci ho dormito di notte con l'esorcista, io It ci avevo paura a vederlo, io l'ho rivisto anni fa e ho detto, ma veramente mi faceva paura questo film? Cioè io ero terrorizzata da It, ma veramente? Cioè adesso lo guardano e dicono, ah sì, le generazioni di adesso non c'hanno più paura, Kruger, quello là, mani, quello, il Kruger, l'assassino, quello lì che di notte veniva, Nightmare, che veniva. Cioè, penso che adesso li fai vedere, questi ridono, lo vedo anch'io adesso, non fa più paura. A me terrorizzava, c'erano delle cose che io non potevo vedere, i film dell'orrore, io non riuscivo a vederli, rimanevo scioccata perché forse per quei racconti che mi raccontavano come veri, io mi convincevo che queste cose horror erano realtà vere. Comunque sta di fatto che io non ho avuto nella mia infanzia Biancaneve e i sette nani. Ci ho avuto i morti che uscivano dal cimitero.
Così, i morti resuscitati che uscivano dal cimitero, o queste donne che ballavano col diavolo, o le donne che saponificavano i bambini, il sapone fatto col grasso dei bambini e le ossa, perché c'erano le streghe che catturavano i bambini che non ubbidivano e ci facevano lo sapone, e l'uomo nero che vi veniva a prendere. Voi non c'avevate l'uomo nero che vi veniva a prendere e poi vi dicevano: guarda che è lì fuori, e tu vedevi l'ombra, perché poi c'è l'immaginazione talmente vivida da piccolo che poi dopo stavi di notte e vedevi le ombre, come nei film quando vedono le ombre. Ecco, uguale quei film lì di paura, che vedi le ombre, ecco quello che succedeva a me, forse per quello che non riesco a vederli. Quindi questa è stata la mia infanzia, una parte che mi ricordo, poi mi aggiornerò con mia sorella e vedrò se ci saranno delle cose da aggiungere. Quello che volevo sapere da voi è: come è stata la vostra infanzia? Quali erano i racconti, se vi raccontavano le cose, perché c'è anche chi magari aveva genitori che lavoravano su turni, non avevano tempo di raccontare le storie, le favole o altro una volta. Adesso è un po' più facile, si accende la televisione e si mette su anche la storia volendo. Un tempo c'era solo chi te la leggeva. O male che vada, i più fortunati avevano quella mangia CD, quelli piccolini che si mettevano mangiacassette e ti raccontava la storiella. Com'è stata la vostra? Sono curiosa di sapere, i vostri racconti sono strani come i miei o sono un po' più normali? Fatemelo sapere, scrivetelo sotto. Ciao, buona giornata, un bacione. State attenti quando andate a dormire, guardate sempre sotto il letto, mi raccomando, non si sa mai. Ciao!